Benvenuti o bentornati sul mio canale in questo nuovo wrap-up. Abbiamo fatto gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e saltiamo agosto perché c'è già il wrap-up che vi lascio qui su nelle info, giù in descrizione di agosto e passiamo direttamente a settembre. Settembre è stato abbastanza buono. Devo dire che ho trovato un altro dei miei libri adesso preferiti, quindi veniamo subito all'elenco. Vi dico già che ho letto queste due storie di Sepúlveda, storia di una gabbiana e del gatto che le insegnò a volare, storia di un gatto e del topo che diventò suo amico. Ve ne ho parlato non troppo approfonditamente perché sono minuscoli. Questo è quello che ha ispirato il film La gabbiana e il gatto, quindi sono carinissimi. Perché li ho comprati? Perché sono andata al negozio dell'usato, da cui viene anche il prossimo libro di cui vi parlerò. Una cosa simpatica che ho trovato, che solo nei libri usati si può avere, è che c'è la scritta di un qualche bambino con questo, con la C, libro è molto bello. E l'ho adorata questa cosa perché nonostante si tenda a comprare libri usati quasi nuovi, a me invece piace che si capisca che sono stati vissuti. E perché proprio all'usato? Perché questi libricini ognuno costa 12 euro. E per 30 pagine pagare 12 euro a me sembra sempre uno spreco. Ho visto da pochissimo in libreria che c'è la raccolta di tutte le favole di Sepúlveda e ve la consiglio, non vedo l'ora anche di prenderla io. Poi L'ultima amante di Achigo, un altro libro di Banana Yoshimoto, nonostante Kitchen mi avesse un po' delusa e ve ne ho parlato nei passati wrap-up. Invece questo mi è piaciuto davvero molto. Finalmente ho trovato un altro libro di Banana Yoshimoto che mi ricordava Tsukumi. Un difetto che però ha questa autrice, e dovete saperla questa cosa, è che ammazza i personaggi senza preavviso. In che senso? Praticamente due persone stanno parlando tranquillamente, la riga dopo fa: è un vero peccato che il giorno dopo sia morta, ma con una calma, senza empatia, che soltanto una giapponese ci può regalare. Quindi rispetto a Kitchen, in cui le morti invece mi hanno scioccata molto di più, qui quasi ci sta. La storia è particolare perché la protagonista è nata e cresciuta in una setta di hippie, li chiamerei quasi. È ambientata negli anni 90, se ho capito bene, ed è davvero interessante la situazione di ribellione di questa ragazza che invece vorrebbe vivere una vita normale. Parigi, amore e tiramisù, mamma mia! Uno dei miei nuovi libri preferiti, è finito subito sullo scaffale dei preferiti. Mi è arrivato direttamente da Gianni Cronaca, che ancora ringrazio, e con cui ho fatto una live in cui abbiamo parlato di questo libro. La live l'abbiamo fatta su Instagram. Ci siamo divertiti tantissimo anche perché l'ho intervistato io, l'ha intervistato la mia prof e la mia truzza. È stato faticoso ma davvero soddisfacente. E vi lascio il link giù in descrizione di tutta la live che ritrovate sul mio Instagram. Che dire di questo libro? Me lo sono bevuto, è stato incredibile e appena l'ho finito ho scritto a Johnny su Instagram e gli ho detto: Il cangiale mi fai ammazzare da ridere! e adesso cosa faccio? È stato talmente bello immergermi nella sua vita, nelle sue difficoltà, in tutto quello che ha passato a Parigi, che ora mi sento orfana. Ho anche pianto. Cioè, non piango quasi mai per i libri. Perché c'è un capitolo sul Bataclan che è straordinario. Compratelo perché vi fa stare bene, anche se quando lo finite poi state male. Ho pensato di leggervi il dietro, ma soprattutto il commento dell'abruzzese fuori sede, Gino Bucci, perché è davvero esplicativo. Quando Boris incontra Harry Potter, quando il dialetto abruzzese si bacia a pizzichille con il francese, là dove osano i forestieri innamorati, appare questo libro. Fra dialoghi battenti e descrizioni abbaglianti, in una Parigi piena di speranze francesi, il sapore amaro d'un rimpianto misto rabbia si addolcisce con il coraggio, l'ironia e l'amore. I classici ingredienti del tiramisù, un libro incroyable che diverte, ça va sans dire, e che commuove insospettabilmente, seriamente, intouchabilmente. Ecco, questa è un'altra particolarità della scrittura di Johnny, in cui i dialoghi sono in un misto francese italianizzato, stessa cosa anche per l'inglese, che è un tipo di comicità che adoro, come adoro le citazioni, come faccio anch'io nei video, quindi ci sono tutte le citazioni come quando io nei video più importanti inserisco i film, lui lo fa per iscritto, quindi che vedevo di? Cioè, non è in linea col canale, te più! Stupendo, stupendo, stupendo! Poi un grande classicone che mi sono decisa a comprare in questa edizione fantastica della Mina Lima ed è Il giardino segreto della Burnett. O Barnett, correggetemi giù nei commenti.
So che a molta gente piace correggere. Io i grammar nazi li adoro, quindi correggetemi sempre, perché così miglioro. Il giardino segreto è un classicone dell'Ottocento. Mary Lennox è la figlia di coloni inglesi in India. Rimane orfana e va a vivere in Inghilterra dallo zio. Lo zio ha una gigantesca tenuta e lì c'è un giardino segreto. Nella tenuta, tra l'altro, scoprirà di avere un cugino malato. Con il cugino poi vivrà varie avventure all'interno del giardino segreto che li porterà a crescere tantissimo. Le settimane scorse vi avevo detto che vi avrei raccontato cosa manca nei film e la cosa fondamentale che ho trovato è che manca un personaggio, la madre di Martha e Deacon, di ragazzi molto poveri. Martha è la cameriera della protagonista Mary e Deacon è il migliore amico di Mary. Quindi la madre di questi due ragazzi, che ha tantissimi altri figli, sfama tutti questi ragazzini e tutto il resto, è l'unica figura materna all'interno del libro, perché Mary, la protagonista, è completamente orfana. Il cugino Colin ha perso la mamma, ma il papà comunque non gli dà nessuna attenzione. E la mamma di Deacon e Mary è l'unica persona che dia un po' di amore materno a questi ragazzi, perché Mary aveva una madre che non la calcolava minimamente, mentre Colin la perde proprio quando nasce, quindi lui non l'ha neanche mai conosciuta. Il libro è molto bello, ma lo consiglierei tra i 10 e i 14 anni. Oltre, forse è un po' troppo retorico e scontato. Ci sono tanti archetipi letterari particolari, c'è tanto da studiare su questo libro, ma il finale mi ha un po' delusa, perché l'avevo visto nei film, ma speravo che fosse un po' più corposo o di capire tante altre cose. Ma essendo un classico, spesso non incontra i gusti del pubblico. È un bellissimo libro, mi è piaciuto, ma non è tra i miei preferiti al momento. Detto ciò, aspettando il prossimo wrap up, vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciare un mi piace e un commento in cui mi dite cosa avete letto voi a settembre. E ora non mi rimane che augurarvi buona lettura!